Cucina e Campagna, sono Silvia. Oggi ci occupiamo dell'orto, in particolare andremo a coltivare dei superalimenti perché ricchi di vitamine, sali minerali e fibre. Sto parlando dei frutti rossi. Pianteremo le fragoline e i lamponi. Mettere a dimora i frutti rossi non richiede particolari colture complesse e ovviamente bisogna seguire alcuni accorgimenti. Innanzitutto dove piantarli. Come state osservando, ho scelto un luogo al margine dell'orto in quanto non richiede molto spazio. È importante che il luogo sia soleggiato, ma teme il gelo, l'aridità e i forti venti. Questi fattori possono seccare la piantina. Sono piante poco soggette agli attacchi dei parassiti, per questo, come nel mio caso, possiamo anche scegliere coltivazioni biologiche. Iniziamo dalle fragole. Ci sono diverse varietà, questo dipende anche dal colore, dalla forma, dal ciclo culturale. Io ho scelto il fragolino. Di quest'ultimo ci sono due qualità e io le metto a dimora entrambi, corne e tondeggianti. È possibile partire anche dal seme, ma poi non è così facile, per questo io ho diradato dal bosco le fragole per poi metterle a dimora nel mio orto. Essendo una pianta rustica, molto facile la coltivazione come abbiamo già detto, potete anche trapiantarle nel vostro vaso di casa e metterle sul balcone. Ora le mettiamo qua a distanza l'una dall'altra 30 cm circa. Coprendo la radice completamente, quindi la profondità dipende da quanto, da caso a caso. Non necessita di particolari cure, bisogna irrigarle una volta a settimana, sempre se non piove, e inoltre fare attenzione alle erbe che possono dar fastidio alla piantina. Va considerata anche la tecnica della pacciamatura, onde evitare questa cosa. La raccolta avviene a giugno e vi accorgete subito perché il frutto è rosso, dolce e profumato. Passiamo ora all'altro frutto di bosco, il lampone. Eccolo qua, ho scelto quello rosso, ma ci sono anche in questo caso moltissime varietà. La pianta appartiene alla famiglia delle rosacee e ha un arbusto che va da 1 metro ai 3 metri, per questo occupa più spazio rispetto alle fragole e infatti tra un spazio e l'altro lasceremo dai 70 agli 80 centimetri. Andiamo a vedere. In questo caso lo metto a talea, infatti da una pianta di lamponi messa in vaso ho scelto dei rametti e poi l'ho posizionato qui in modo da raccogliere comunque l'umidità. Di cosa significa fare una talea, sicuramente dedicherò un video nella prossima settimana.
A differenza delle fragole, in questo caso l'irrigazione deve essere più frequente in modo che la pianta cresca al meglio. Essendo un frutto biologico, bisogna fare attenzione alle piante che crescono vicino. Anche in questa situazione potete, diciamo, usare la tecnica della pacciamatura, sicuramente va benissimo. La raccolta viene fatta in modo scalare e va dal periodo da giugno ad agosto. Vi accorgete perché il frutto diventa morbido e ben colorito. È adatto sia per fare delle marmellate, dei succhi, ma anche prodotti da pasticceria. Insomma, raccogliere un ortaggio che sia, o in questo caso un frutto, nel proprio orto dà molta soddisfazione rispetto che a comprarlo. E il sapore tutto è molto diverso. Ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere. Anzi, seguitemi nel mio canale di Cucina e Campagna, spuntando la campanellina qui in basso per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video e vi farò vedere come fare le talee. Ciao e grazie!